Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Cari amici, c'è una massima fondamentale della teologia spirituale cattolica. Questa massima dice così: se tutto ciò che avviene non necessariamente è voluto da Dio, certamente ciò che avviene è sempre permesso da Dio. Detto ciò, è ovvio che ci auguriamo che questa emergenza da Covid-19 possa finire quanto prima, se non altro perché in questa emergenza ci siamo tutti, nessuno escluso, tutti rischiamo, e non è certo un bel sentire questo rischio. Non si può però non riflettere sul fatto che nel giro di pochissimo tempo sia cambiato tutto. Si staglia l'enorme fragilità della nostra condizione. Insomma, ci vuole pochissimo perché cambino le nostre vite, i nostri progetti, le nostre attese. Ma si staglia anche l'enorme fragilità di certi miti. In che modo? Ve lo dico subito. Dalle piazze in cui l'emblema era quello di sentirsi stretti stretti, il movimento delle sardine, si è passati all'auspicio che si rispettino adeguatamente le distanze gli uni dagli altri. Dalla disinibizione di baciarsi dinanzi a tutti o con chiunque, ricordiamo i baci omosessuali del Festival di Sanremo, si è passati all'auspicio di non incontrarsi fisicamente e sono state bandite finanche le strette di mano. Dal che bello la globalizzazione e un mondo-nazione senza confini, si è passati all'auspicio che tutti rimangano nei propri paesi e perfino nelle proprie case. Dal mantra ossessivo dei porti aperti, si è passati all'auspicio che i porti vengano chiusi per evitare l'arrivo di possibili contagiati. Dalla preoccupazione gretina, cioè di Greta Thunberg, di salvare la natura, si è passati all'auspicio di salvarsi dalla natura. Il Covid-19 è natura. Dalla ideologia di emancipare quanto più presto i bambini dalla famiglia, si pensi agli asili obbligatori di cui tanto si parlava qualche mese fa, si è passati all'auspicio di far restare i bambini quanto più tempo a casa. Dall'impegno di bandire quanto più possibile la plastica, si è passati all'auspicio che si intensifichi quanto più la produzione di un materiale plastico, qual è la mascherina sanitaria. Dalla paura dell'innalzamento climatico, come spauracchio dell'inquinamento climatico antropico, si è passati all'auspicio che il caldo arrivi quanto prima con la speranza che possa inibire la forza del virus. E infine, dal mito dei genitori entrambi in carriera, si è passati all'auspicio di ottenere dal governo sussidi economici perché almeno un genitore possa rimanere a casa per accudire i figli privati della scuola. Insomma, cari amici, pochi giorni e tutto non solo si è cambiato, ma addirittura si è ribaltato. Un tempo, quando si era più seri, si diceva: l'uomo propone e Dio dispone. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.